di oggi, ospite d'eccezione, abbiamo Lorenzo Gagli con noi, quindi grazie mille a Lorenzo di essere qua. Piccola introduzione su Lorenzo, anche se tutti lo conoscete. Lorenzo prima di tutto è un amico, è qualche anno più piccolo di me, ha 4 anni meno di me, e quando è diventato professionista ha fatto i primi anni sull'Alps Tour, prima di aggiudicarsi un posto per accedere al Challenge Tour con una vittoria all'ultimo torneo stagionale. Proprio quando è arrivato sul Challenge Tour, siamo iniziati a conoscere meglio, perché siamo andati in giro per le gare insieme e spesso partivamo dall'aeroporto di Firenze per la nostra sacca, pieni di voglia di giocare, andavamo in giro per il mondo, e sono stati degli anni sicuramente molto divertenti, molto stimolanti, siamo cresciuti, sono anni che appunto ci ricordiamo sempre con piacere. Nel 2009 dal Challenge Tour riesce a accedere all'European Tour, al circuito maggiore, e nel 2011 raggiunge la sua migliore stagione, arriva 49esimo in ordine di merito dell'European Tour e vince la statistica dei Green in Regulation. Quindi quella stagione secondo me è stata veramente bella, perché durante l'anno ha tenuto un gioco sempre regolare di Attea Green, giocando veramente bene, arrivato secondo all'Open di Spagna, terzo allo Scottish Open. Dopo il 2011 ha avuto un periodo, qualche torneo, qualche stagione che ha avuto un po' di difficoltà, ha perso la carta, l'ha ripresa, l'ha persa, l'ha ripresa. E io questa cosa la miro veramente tanto, perché è una cosa abbastanza fisiologica, che uno possa avere delle stagioni che gioca peggio, però quando poi un giocatore perde la carta e poi la riprende, dà veramente mostra, diciamo, di tutte le sue doti, sia determinazione di gioco, perché veramente dopo che uno raggiunge massimi livelli, tornare sul Challenge Tour e riconquistare la carta è veramente, secondo me, una grossa prova di carattere. Quindi bravissimo Lorenzo, ora sono 2 anni che gioca stabilmente sull'European Tour. L'anno scorso una buona stagione, ha perso al playoff l'Open di Kran proprio contro McIlroy alla prima buca di playoff, e quest'anno era partita la sua stagione alla grande, stava giocando bene, stava trovando una grande regolarità, quindi niente, lasciamo la parola a Lorenzo che ci fa un'introduzione e poi partiamo con le vostre domande. Ciao Lorenzo! Ciao Ale, ciao a tutti, buongiorno, grazie mille per l'invito di questa mattina. E ne approfitto per farti i miei complimenti per tutto quello che hai dato e stai facendo per questo bellissimo sport, mettendoci sempre grandissima passione, amore e competenza, per cui davvero complimenti per tutto e anche per tutto quello che hai fatto comunque prima di smettere di giocare e di metterti a insegnare, perché sono sicuro che sei una delle poche persone che non ha veramente un rimorso per quello che ha fatto, per cui veramente complimenti di tutto e grazie per questo invito, per essere qui stamattina. Ok, sinceramente grazie a te di essere qui con noi. Quindi partiamo con le domande, abbiamo tante domande, ne abbiamo selezionate alcune in modo da affrontare un po' tutti i temi, quindi parleremo un po' a 360 gradi. Abbiamo anche ospiti d'eccezione che faranno una domanda completamente live a Lorenzo, quindi nel corso di queste domande avremo anche qualche persona che si inserisce in questa live. Quindi prima domanda, allora questa domanda viene da Alessandro. Alessandro ci chiede: cosa e quando mangia un professionista prima e durante la gara? Allora, cosa e mangia? Ma direi che dipende abbastanza dall'orario di partenza, non c'è una regola fissa su cosa mangiare. Diciamo che almeno personalmente quando gioco presto la mattina mangio un omelette, un po' di yogurt, un po' di frutta, un bel caffè per svegliarmi, e magari quando gioco il pomeriggio un piatto di pasta con un po' di verdure, tendenzialmente sempre più o meno un paio d'ore prima del tea time, perché almeno ho il modo di digerire, di fare tutta la mia routine pre-gara tranquillamente. Okay. Poi in campo magari mi porto qualche barretta, qualche banana, ma dipende, ma non c'è una regola fissa, diciamo. Ok, perfetto. Seconda domanda, questa domanda viene da due grandi amici, due appassionati di golf, Gaddo e Pietrino. Eccoci. Quindi la loro domanda è un po' complessa, la leggiamo piano piano. Sei sul tee della 1 del quarto giro al Master di Augusta, in team leader e giochi insieme a Tiger. Qual è la prima cosa che pensi ti possa tranquillizzare mentalmente? E qual è la prima cosa che pensi riguardo alla tecnica? Bella questa domanda. Ma prima di tutto, sarebbe già bello, mi piacerebbe saperla anche a me, cosa si prova a essere sul tee della 1.
Semmai ci dovrò essere, ve lo racconterò. È difficile da dire adesso. Sicuramente in quei momenti l'unica cosa penso a cui uno possa aggrapparsi è la propria routine, e avere in mente già da prima, dalla sera prima, dalla mattina, avere ben chiaro in mente quel tee shot, sapere cosa tirare dal tee, la linea, e avere già praticamente le idee chiare prima di arrivare su quel tee. E come su quel tee tutto il resto delle 18 bue, avere già una strategia di gioco prima di arrivare sul tee della 1, avere le idee chiarissime su come affrontare il campo, su come dove attaccare, dove difendersi, per cui la strategia è partita già da prima, per cui arrivare sul tee della 1 pronti. Poi naturalmente c'è il fatto della pressione, che è una componente purtroppo che non si può controllare, però sicuramente aggrapparsi alla propria routine in quei momenti, sapere cosa fare prima di tirare. Tecnicamente è difficile, perché direi che prima di tutto, se sei in team leader ad Augusta il quarto giro, vuol dire che tecnicamente le cose le stai facendo bene, per cui c'è poco da pensare. Una cosa che terrei d'occhio io personalmente è la pressione nelle mani sul grip, perché tendenzialmente nei momenti di maggior pressione uno tende ad aggrapparsi al bastone, a stringere forte e a cercare di controllare. Io personalmente in quei momenti, se c'è una cosa a cui penso, è sicuramente la pressione delle mani sul grip. Cerco di non stringere tanto e di far giocare il bastone il più libero possibile, poi cercare di controllare il meno possibile quello che succede. Ok, perfetto, perfetto. Bene, spero che Gaddo sia rimasto soddisfatto della risposta. Grazie mille. Ok, la terza domanda viene da Martina. Martina ci chiede: qual è la situazione in cui non ti vorresti mai trovare sul campo, in termini di lie della palla, distanza dal green, condizioni meteo? Domanda direi abbastanza facile, perché penso che il colpo più difficile nel golf sia un'uscita dal bunker da 30, 40, 50, 60 metri, da quella via di mezzo, magari con acqua davanti, un bel fuorilimite dietro, e perché non un po' di pioggia e vento a favore. Direi che sono le condizioni peggiori in cui uno si possa trovare. Ok, bene. Quarta domanda, questa domanda viene da Simone. Simone ci chiede: a che età bisogna cominciare a giocare a golf sul serio? Quanto pensi ancora di giocare nel tour e cosa cambieresti se potessi tornare indietro? Questa secondo me è di Simone Nozzoli. Perché Simone. Perché da buon giornalista in una domanda me la fate tre. Allora, ripetimi un po' la prima. Ok, a che età bisogna cominciare a giocare a golf sul serio? Allora, direi che non c'è una regola fissa, e poi dipende tutto cosa si intende per serio, perché dipende ognuno, cioè quello che vuol fare, cosa si intende per serio, per cui non c'è una regola. Non saprei rispondere con certezza, sinceramente. Proviamo a dire a serio, a livello agonistico, professionistico. Beh, sicuramente iniziare. Cioè, in preparazione al professionismo. Serio, proviamo a immaginarla come in preparazione al professionismo. Ok, ma è sicuramente iniziare da bambino è un grosso aiuto. Come ho fatto io, ho iniziato a direi 7 anni. Sicuramente è un bel aiuto, perché ti dà tutto il tempo di crescere, di imparare, di sviluppare feeling, tecnica e tutto quanto. Però sicuramente ci sono anche dei ragazzi che hanno iniziato ora. Credo che Nino abbia iniziato molto tardi, tipo a 11-12 anni o forse anche di più, e comunque è arrivato a ottimi livelli, per cui non c'è secondo me un'età precisa. Quindi la seconda domanda, nella domanda sempre di Simone, molto personale, dice: quanto pensi di giocare ancora nel tour?
Spero il più a lungo possibile. Sicuramente dipenderà tanto da due cose principalmente, dalla condizione fisica, perché io comunque ultimamente negli ultimi anni ho giocato spesso tante gare con un forte dolore al collo, alla scapola, che ogni tanto mi ha permesso magari anche di non giocare al mio meglio. Dipende, cioè ho una piccola ernia cervicale, credo, per cui dipenderà tanto da quanto influirà questa cosa. Comunque direi la condizione fisica, e l'altra è dai risultati, perché dipenderà tantissimo dai E risultati che farò. che cosa cambieresti se potessi tornare indietro? Bella domanda, è quella che ho fatto a Dodo settimana scorsa. Domanda difficile. Cambierei, ma sinceramente non tante cose, perché comunque ho fatto anche degli errori, però è anche grazie agli errori che sono migliorato, sono cresciuto, per cui rifarei comunque anche gli errori. E se devo dire qualcosa su cosa potessi tornare indietro, direi mi allenerei molto di più sul pat, dedicherei molto più tempo sul pat. E sul fatto di tirare molto forte, che sono le chiavi del golf moderno, direi. Ok, bene, bene, bene. Ok, questa domanda viene da Giovanni. Giovanni, un collega che salutiamo in diretta con noi, e ci Giù, giù. chiede: colpo che è migliorato di più nell'ultimo anno? Bah, devo dire che non c'è un colpo in particolare nell'ultimo anno che ho migliorato. Devo dire che ho migliorato un po' tutto, diciamo, ho lavorato un po' su tutti gli aspetti insieme al maestro Enrico Trentin, che ci lavoro esattamente da più o meno un anno e qualche mese. Però se devo scegliere proprio un colpo che ho migliorato, diciamo, negli ultimi 2, 3, 4 anni, è sicuramente il bunker. E te ne sei testimone, perché quando mi avevi fatto da caddy a Verdura, non so se ti ricordi, qualche uscitella dal bagno, Un paio di volte siamo varie rimasti volte dentro. che ci sono rimasto dentro, per cui no, sicuramente il bunker, perché fino a 2, 3, 4 anni fa veramente facevo molta fatica già a uscire, e invece oggi è uno dei quasi punti di forza, diciamo. Ok, bene, bene, bene. Allora, prossima domanda, la facciamo fare live, introduciamo il primo ospite di oggi, la facciamo fare live. Non ha bisogno di presentazioni, quindi quando lo sentirete parlare, riaccendo l'audio, riaccendiamo l'audio. Ok. Ale, mi senti? Eccomi, io ti sento benissimo. Ok, quindi abbiamo Alessandro Bellicini qui con noi che fa una domanda tutta super live a Lorenzo. Quindi, Alessandro, T'ho che paura. volevi chiedere? Lollo, beh, ovvio che hai paura perché le conosci. No, la prima la faccio, la prime due magari le faccio anche serie, o semiserie, perché non ce la faccio proprio. Parliamo di soldi, ma dal punto di vista non tanto di metterli in tasca, quanto quando sei lì e sai che per un pat o due pat cambiano 30-40 mila euro. Noi a casa ci pensiamo. In Oman hai avuto una grande reazione post blocco da coronavirus, sei arrivato circa decimo. Ci pensate al passaggio del taglio, al fatto che poi sono punti per il ranking? No, esatto, sì, no, non, personalmente non penso ai soldi, ma magari al colpo o al fatto di passare il taglio, ai soldi sicuramente non ci penso in gara, ci penso poi finita la gara domenica sera, un occhio ce lo do a quello che magari potevo Al vincere, bonifico, al bonifico. al bonito, sì, esatto, a quello che potevo vincere in più, a quello che magari ho perso. Lì ci do un occhio, ma solo la domenica sera, quando sei in campo, pensiamo solo a giocare e a fare del nostro meglio, fare il meno possibile. Un'altra cosa sull'alimentazione, te l'hanno già chiesto, però mi faccio sempre domande di come fate quando state in giro tanto a non farvi mancare la pasta. O a non mangiare riso e pollo in giro per tutto il mondo. No, la sera direi che sono in buone mani, andando a cena con Nino e Dodo. Direi che sono in buone mani, trovano sempre dei ristoranti ottimi, spesso e volentieri ristoranti italiani,
ci vuole un po' il portafoglio a fisarmonica andare a Girondola, però no, dai, riusciamo a mangiare bene. Adesso mi devo trasformare perché faccio quelle un po' diverse, così almeno non vengo riconosciuto dal pubblico. Si può fare l'amore prima del torneo? Sì, a voglia, anche due o tre volte. No, vabbè, a parte, scherzi a parte. Dipende tanto anche dal tee time. Se uno gioca tardi... Perché no? Non ce la fai più, perché sei anziano? No, mi difendo. Buono. Adesso ti chiedo le ultime due cose veloci, poi lascio parola agli altri. Uno, come sei vestito sotto, perché hai messo la maglietta da figo dello sponsor, ma sotto sei in mutande 100%. Vabbè, dai, ti è andata bene con la tuta. E poi, chi ha fatto l'orologio dietro di te? L'hai fatto tu alle elementari? No, non lo so, l'ha preso l'Arianna. Allora basta. Allora, guarda, torno serio e le do un bacio. Grazie. Grazie Ale, grazie, sempre domande perfette, benissimo. Ok, nel frattempo si è collegato un altro ospite speciale, si è collegato con noi come l'altro giorno Edoardo Molinari, che farà l'ultima domanda, quindi la domanda finale per Lorenzo, quindi mi raccomando, belli concentrati fino in fondo, che è entrato la Dodo. Ok, prossima domanda, questa domanda viene da Andrea. Andrea ci chiede: come si dovrebbe allenare un amatore come noi? In campo pratica, come e cosa fare in più o meno? Allora, una domanda che è molto simile a quella che è stata fatta a Dodo settimana scorsa, credo. Lui aveva risposto con il praticare molto di più il drive, che è il colpo più importante. Sono d'accordissimo, però per non dire la stessa cosa, viro sul fatto di praticare molto di più, cioè di dedicare molto più tempo in chipping green, perché comunque anche nelle pro-am che faccio un po' in giro, spesso mi rendo conto che il dilettante medio perde tanti colpi intorno al green, magari arriva nei pressi del green con un paio di colpi e poi tra una flappa, un top, specialmente magari anche dal bunker, si perdono tanti colpi. Per cui direi di passare molto più tempo in chipping green. E poi un'altra cosa che noto dei dilettanti è che spesso e volentieri non hanno idea della distanza che fanno con i ferri, per cui magari è pieno il mondo di maestri che hanno il trackman adesso, la tecnologia ci aiuta, per cui magari qualche lezione in più, magari chiedete al proprio maestro di fare un controllo della distanza con i ferri, sapere esattamente quanti metri fa uno, quanti metri si fanno esattamente, perché spesso e volentieri, magari anche questa mi capita nelle pro-am, che si sentono tutti Dustin Johnson che da 150 metri danno il ferro 7 magari e poi non ci arrivano naturalmente, per cui quella è una cosa che può aiutare tanto. Ok, perfetto. Prima Lorenzo ha parlato del bunker, no? Quindi del lavoro sui bunker, questa domanda viene da Lorenzo. Lorenzo ci chiede qualche consiglio dal bunker e dice: ci puoi dare qualche consiglio per uscire dal bunker nelle diverse situazioni di sabbia, ad esempio sabbia bagnata, sabbia fina? Sì, partendo dal presupposto che fino a qualche anno fa il bunker era il mio colpo peggiore, per cui non sono quello adatto a dare consigli dal bunker, però devo dire che principalmente dal bunker bisogna stare molto attenti a tenere il peso sulla parte sinistra, mantenerlo su tutto il movimento e fino al finish, non rimbalzare indietro, cercare di alzarla, cosa che vedo spesso nei dilettanti. Per quanto riguarda Aspetta, qualcuno ha acceso l'audio, vediamo, okay. Teniamo l'audio spento, ok. E per quanto riguarda la sabbia, direi con sabbia bagnata tendo a fare magari meno movimento, perché essendo la sabbia più compatta la palla partirà molto più forte, e se invece mi trovo in un bunker con tanta sabbia o sabbia più fine, cerco di fare molto più swing, cercando di dare molta più velocità alla faccia del bastone, aumento molto la velocità, diciamo, del movimento, per far uscire la palla allo stesso modo. Ok, perfetto. Prossima domanda. Questa domanda viene da Mark. Mark ci chiede, appunto, ci fa una domanda relativa anche a una cosa di cui abbiamo parlato prima. Mark ci chiede:
quando hai colpito lo spettatore al playoff di Crans-Montana, questo ti ha poi pregiudicato la vittoria finale? Tornando a quel discorso, il playoff è stato un playoff un po' particolare. C'erano due soci dell'Ugolino che mi hanno seguito dal primo giorno fino all'ultimo, naturalmente, e molto probabilmente erano le uniche due persone che conoscevo in tutto quel pubblico. Il t-shirt della 18 di Cran è un t-shirt che particolarmente, cioè, mi piace molto, perché comunque bisogna tirare un legno 3 alto in draw per contrastare la forte pendenza da sinistra a destra. È un t-shirt che ho sempre quasi eseguito bene, e anche nel playoff pensavo, cioè, ero ultimo a tirare, quarto era Rory la palla di Rory sembrava molto più a sinistra della mia, io ho visto la mia partire, era su una buona linea con un po' di draw, però pensavo che fosse in mezzo alla pista, sinceramente, perché batte in rough lì e poi scende in pista. Quando siamo arrivati lì ho visto la palla di Rory appena in rough, un metro in rough, e la mia non c'era in mezzo alla pista. Guardo a sinistra e a un certo punto vedo una signora distesa in terra con il sangue che gli esce dalla testa, il marito l'abbracciava, e ho capito che era la mia, che avevo fatto il danno, diciamo. Mi avvicino ed era questa signora dell'Ugolino che conoscevo perfettamente, per cui è stata una situazione molto particolare. Purtroppo poi ho dovuto aspettare anche 10 minuti lì fermo che arrivasse l'ambulanza, che la portassero via, per cui è stata una situazione davvero molto particolare. Poi un'altra cosa di quel playoff è che avevo esattamente gli stessi metri della 18 normale del quarto giro, però nel quarto giro avevo tirato dal fairway, avevo la distanza perfetta per i 50 gradi, però dal rough la palla era messa molto male e sapevo che in 5 qualcuno avrebbe fatto verdi, per cui il par non sarebbe bastato. Ho rischiato, per metterla vicino dovevo battere veramente un metro dopo l'H, perché i green erano diventati molto duri. Se fosse stato magari un playoff a 2, magari mi sarei preso meno rischi, avrei tirato una botta in rough dietro e magari me la sarei giocata la seconda buca di playoff, però sapevo che qualcuno avrebbe fatto birdie, per cui ho provato a rischiare, purtroppo non è passata di un metro e mezzo. Però difficile da dire. Se non l'avessi presa avrei vinto, sicuramente magari avrei avuto il pat per il birdie, poi da lì a dire che uno vince ce ne va. Sì, e sempre riguardo a questa, una cosa che mi viene in mente ora, sempre riguardo a questa situazione, no? Una settimana, due settimane dopo eri a casa, stavi andando a giocare all'Ugolino e raccontaci che è successo. Sì, è una cosa pazzesca. Faccio un'altra due gare, mi sembra Hamburgo, un'altra gara, poi torno a casa, sto due giorni naturalmente sul divano a riprendermi. Il terzo giorno decido di andare a praticare un po' all'Ugolino. Per chi conosce l'entrata dell'Ugolino, è un viale alberato, a un certo punto si passa sotto i tiri della 1. Passando sotto i tiri della 1 sento una botta alla macchina pazzesca, mi fermo, scendo. E dopo un minuto scende un signore lì dell'Ugolino e mi fa la signora che avevo preso si chiama Hilary e mi fa: t'ha preso la Hilary? E io pensavo fosse una battuta, cioè, perché dopo due secondi scende la Hilary con il carrellino, mi si è ghiacciato il sangue, non ci volevo credere, perché è una cosa pazzesca, cioè, neanche a farla apposta. Quindi, diciamo, signora, come poi ha detto questa signora, 1-1. Sì, 1-1 per lei. Uno, mi sì, 1-1, insomma, perché più 2-0 per lei, direi. Ok, senti, ora faccio collegare un'altra persona, quindi si è collegato Edoardo Molinari, ti vuole fare una domanda diretta live con lui, quindi salutiamo anche Edoardo. Aspettiamo un secondo che gli rimetto l'audio. Ok, mettiamo l'audio Edoardo, vediamo se c'è. Ok. Edoardo, mi senti? Edoardo, mi senti? Vedo, sento. Sì, che dici? Com'è? Tutto a posto? Hai già fatto palestra? Ti vedo. Sei già stato in palestra? Sì, ho finito da 10 minuti. Ok.
Senti, quindi in casa, per favore, in casa. Apro e chiudo parentesi. Sì, ci vede. Quindi, come l'altro giorno, ti restituisco il favore, fai una domanda a Lorenzo, mi raccomando, qualsiasi cosa. La mia è molto più facile di quella di Lollo dell'altro giorno. Allora, la mia domanda è questa. Ho giocato tanti anni con Lollo ed è sempre stato un pessimo pattatore. Grazie. E sono gentile, gentile. Lo so. Mi ricordo di quella volta in Patting Green a Green Eagle, che c'era anche Chicco, e ci chiesi, guardate due pat, tu ti metti, tirai via una buca a 6 metri, e tutti e due ci siamo guardati e abbiamo detto, ma che buca sta tirando? C'erano due buche a 3 metri di distanza, mi eravamo in mezzo alle due. Lo ricordo benissimo il giro. Comunque, quindi vorrei sapere, uno, che cosa hai fatto per passare da un pattatore pessimo appunto a... abbiamo giocato insieme in Oman quel famoso giorno dopo che ci aveva rinchiuso per il virus, e ti ho visto pattare veramente bene, e poi mi hai confermato che ultimamente stai pattando molto bene, quindi vorrei sapere se hai fatto un lavoro più tecnico, più mentale, solo pratica, eh? E poi vorrei sapere anche se puoi consigliare a tutti quelli che ci ascoltano un drill semplice per i putt dalla corta distanza. Allora, devo dire che una cosa che mi ha aiutato, la cosa forse che mi ha aiutato di più è stato il putt, nel senso ho sempre pattato o con un putt a lama o fino all'anno scorso pattavo con un mallet però senza linea. Da dicembre sto usando questo putt che, come vedete, ha una bella riga in mezzo che mi permette di vedere bene dove miro, dove punto. È una cosa che sicuramente mi ha aiutato tanto, perché prima magari secondo me non avevo la più pallida idea di dove stessi mirando, come mi hai ricordato di Arden Eagles. E poi un'altra cosa è che da dicembre sto lavorando con il Capto, che è una specie di trackman per il putt, per chi non lo conoscesse, che mi ha aiutato tanto perché mi dà dei dati importanti e mi ha permesso di vedere, di capire cosa faccio e cosa non faccio. È venuto fuori che praticamente nei putt in pendenza spesso e volentieri passo sotto pendenza, perché la pendenza la vedo bene, però esagero un po' con la mira, cioè se un putt destra-sinistra, diciamo che miro molto più a destra e poi tendo a muovere il putt verso la buca, per cui la palla comunque parte già verso la buca e poi la pendenza passa sotto, invece di mirare appena meno a destra, però di dwingare su quella riga, su quella linea lì. E la stessa identica cosa con i putt da sinistra a destra. Per cui già sapere una cosa del genere, cosa che prima, fino a dicembre, non sapevo, andavo molto a feeling, sono sempre stato un giocatore molto di feeling, sapere questa cosa qui sicuramente mi è di grande aiuto, perché una volta che mi trovo in quella situazione me lo ricordo e cerco di non farlo. Poi però devo dire che, cioè, è molto presto dire che patto bene, perché su due gare sicuramente non si può dire che sono cambiato, però ho visto dei netti miglioramenti, specialmente anche nell'ultima gara in Qatar. E l'esercizio da vicino, direi, sì, da vicino, come tu mi insegni, una buona stella da 1,5 metri con te metti 10 t perché sei troppo più forte, io ne metto 8 perché mi accontento, fare poi te la fai diversa, che fai sempre ogni parte da posizioni diverse, io essendo pessimo pattatore giro in senso orario e anti-orario, faccio un paio di giri e niente, cerco di metterne il più possibile. Principalmente faccio 3 giri, uno in senso orario, l'altro in senso anti-orario, e l'ultimo, dato che mi rompi sempre le scatole, lo faccio a caso. Per cui siamo ogni tanto spesso, mi dai ragione. No, spesso e volentieri, purtroppo ho ragione. Però diciamo che di 24 pat cerco di metterne una ventina più o meno. Hai quindi magari fai gli
Quindi magari per gli amici che non la conoscono e ci seguono, la stella vuol dire intorno a una buca mettere almeno 8T, Dodo la fa con 10, 8 potrebbe bastare, 8T alla, alla solita distanza, circa un metro e mezzo, lo misuriamo con un passo, mettiamo un T in modo da pattare il pat da un metro e mezzo appunto su tutte e 8 le possibili pendenze, destra, sinistra, salita, e questo è sicuramente un buon allenamento, poi uno si può creare la propria routine. Dodo, che dici della risposta? Sei soddisfatto? Ottimo, ottima risposta. Va bene, va bene. Quindi noi abbiamo avuto, ieri abbiamo ricevuto tantissime domande, purtroppo ne abbiamo dovuto scegliere 10 per sempre un po' diverse, per parlare un po' di tutti gli aspetti del gioco, quindi alimentazione, gioco in campo, bunker, pat, abbiamo parlato un po' di tutto, qualche curiosità su Lorenzo. Grazie mille a tutte le persone che ci hanno seguito oggi, grazie mille a Alessandro Bellicini e Edoardo Molinari, ospiti anche loro speciali, per aver fatto la domanda. Un grazie enorme a Lorenzo per aver avuto la pazienza di rispondere a tutte le nostre domande. Grazie. Mi raccomando, state a casa, però potete allenarvi anche con il golf, con gli esercizi che abbiamo fatto nei giorni scorsi. Domani ci sarà la puntata di riepilogo degli esercizi che abbiamo fatto. Un salutone a tutti e grazie ancora a tutti quelli che hanno partecipato.